Gavel. Vedi tutta la cosa. Gavel in dialetto. In dialetto. Io sono lì. Sono nato in quella casa là, di fronte. Guarda, quella bianca? Quella bianca. Quella bianca lì. Non c'è scritto Endesi. Queste sono le mie scuole elementari. Ma guarda lì. Le scuole di Poletti, scuole fantastico. Di Poletti, vedi? Com'era a scuola Poletti? Un birbone di quelli. Ma guarda, mamma. Faccio tutto solo dei disastri. Ero un delinquente buono. Poletti, buongiorno. Perdon, Fabrizio, devo dire Fabrizio, è già anche giusto, diamoci del tu un attimino. Allora, beh, innanzitutto ci fa tremendamente piacere averti di qui, in questa intervista. Che effetto fa ritornare in Italia una volta ogni tot in questi anni? È piacevole, prima cosa perché sono obbligato a farlo, avendo mia madre ancora viva e i miei figli, nipoti, bisnipoti, sono di tutti i colori. E poi è anche un obbligo verso la mia vita, quella che è stata la mia vita, gli amici, quindi rivedere un po' quello che sono le origini. Questo è mi sembra che mi spinge a dire. Venendo in qua ci hai fatto vedere dove sei andato a scuola, addirittura dove sei nato. Com'era innanzitutto il bambino Poletti? Un birboncello? Era un birichino, direi un forte birichino che poi si è dimostrato così anche un po' nella sua carriera calcistica, anche perché penso che il giocatore, io già ero un po' più avanti di quelli dell'epoca, infatti dei ritiri che facevano fare di settimane, dopo hanno capito che il giocatore ha bisogno anche lui delle sue privacità, quindi la concentrazione si trova anche certo. Da soli, non solamente mandandoli in ritiro costantemente. Il calcio, come tutti i bambini credo che c'è. Ce l'avevi nel sangue, no? Non so, sì. Immagino gli oratori di allora, ma tutte queste cose. Più che altro c'era dentro di me, nel senso che arrivavo a casa dalla scuola, classico. Un pezzo di pane, un grappolo d'uva e via a giocare al pallone dentro quei campi che avevamo poi nell'epoca dopoguerra, c'erano delle sterpaglie, cioè il campo senza erba, e scalzi, però ero lì tutto il giorno, quindi c'erano già questa voglia dentro di me e pian pianino poi sono arrivato dove sono arrivato. Sì, ma parliamo quando abbiamo Poletti parliamo ovviamente tanto di Toro, ma c'è stato anche la Bondenese. La Bondenese, sì, dimenticare i primi amori, esatto, la Bondenese 15 anni, la prima squadretta, promozione, qui mi ha visto uno scout che girava per il Torino e mi ha portato in prova e sono stato preso. Quindi ho avuto un po' di fortuna lì, ma anche bravura, e niente, poi sapete un po' come è andata a finire. Sì. C'è stato un anno all'Asti, è vero? Un modo per rodare bene. Esatto, no, ma tu quando fai la primavera in una grande squadra, poi ci sono, allora poi c'era meno possibilità di essere preso in considerazione, perché? Perché i vecchi, finché non erano decrepiti, giocavano a 36-37 anni, quindi trovare posto non era facile. Ti mandavano in qualche squadra a farti le ossa, come dicevano, e poi se avevi la fortuna rientravi. Io ho avuto questa fortuna anche perché poi ho dimostrato di avere certe capacità e quindi sono rientrato poi nel Torino l'anno dopo. Cos'è? 62, è vero? L'Asti era 61-62, poi 62 nel Toro. 62-63 avevo debuttato poi nel Toro. Certo, 19 certo. Anni, che era già un'età, un'età che ti dava da pensare
il giovane, sì, come è possibile che possa giocare già a quell'età, perché come dicevo prima, il fatto che non finivano mai la carriera, ho giocato con Berzot e Maldini, assolutamente. Quindi cosa vuol dire Lancioni, Panetti, il vecchio portiere della Roma, quindi avevano già 36-37 anni. Quindi ho fatto in tempo a giocare con loro. Sì, sì. Come presidente, è vero che avevi all'inizio c'era Filippone, no? Poi arrivò Pianelli, sì, subito dopo. Sì, dopo è venuto Pianelli. E Pianelli è stato, sì, è stato il nostro papà. Immagino. Anche se era un po' malandrino, perché ci faceva. Era d'accordo con il suo vicepresidente Traversa. Lì che si davano la colpa uno con l'altro quando andavi a fare l'ingaggio. Questo era il dolore che ci veniva addosso quando dovevamo fare i contratti a fine anno, all'inizio del campionato. E poi sempre da lottare, ci mandava via, faceva vedere un disinteresse completo, anche se poi dopo naturalmente insomma, ti valorizzava. Lancioni, Berzot, ho fatto in tempo a giocare con quelli. Loro, dopo la nuova generazione, ogni anno ne arrivava uno. Ne aveva uno, sì, quindi sì. Fossati, che veniva dal Genova, Cereser, Agroppi, mm-hmm. Icarelli. C'era Piro anche. Piro. Hai conosciuto anche Piro? Sì. Poi, a parte che me li davano tutti a me, gli stranieri. Me li davano a me da dormire assieme, perché io ero uno che familiarizzava molto molto facilmente, quindi da Moro Magnolo. Esatto, li metteva a suo agio e quindi si sentivano anche meno soli, diciamo così. Parliamo di momento del calcio dove sia l'allenamento, che certamente era un allenamento statico, ripetitivo, noioso, fatto, non so, senza avere un programma fisso, e poi dall'altra parte ancora peggio l'alimentazione. Era una cosa tremenda, si mangiava ancora risotto alla parmigiana e una bistecca prima della partita. E quindi arrivavi alla partita che eri, non so, come si faceva digerire, quindi soggetto anche a crampi o a stiramenti, queste cose qui. Potevate vincere di più? Mi ricordo, due finali di Coppa Italia perse, sì, è vero? Poi l'abbiamo vinte due. Però, però penso che quello che stai dicendo abbia un po' di verità. Noi potevamo fare di più se non fosse morto, penso, il povero Meroni. Sì, quell'anno lì eravamo veramente indirizzati, perché siamo arrivati terzi con Rocco. Certo. Al campionato siamo arrivati terzi con Rocco. E quindi avevamo l'anno che è morto il povero Gigi. Se tu leggi la formazione, poteva dare del filo da torce al Milan, all'Inter, alla Juventus, queste certo. squadre qui. Però è andata poi male, lì si è un po' svanito poi i sogni. Un po' uno spartiacque in esatto. quel momento. Che giocatore era Poletti? Dovessi descriverlo? Io potrei descriverlo con una parola. Non si usa più magari. Una parola che non è forse da calciatore, stravagante. Mm. No, si usa a volte. Ma stravagante nel senso che gli piaceva fare delle cose forse che non erano idonee al momento tatticamente parlando. Per esempio, avevo già l'idea di andare avanti quando il difensore era costretto a non passare la metà campo. Ero uno che non stava alle regole fisse di comportamento, però avevo una grande dote. Io potevo divertirmi lunedì, martedì e mercoledì. Poi dal giovedì fermavo tutte le cose per arrivare ad avere, perché mi condizionavo e mi mettevo facevo in modo che la domenica potevo dare quello che ero capace di dare. Per quello che il tifoso torinista
non mi ha mai, mai, mai fischiato. Certo. Perché? Perché vedevo in me uno che dava forse più di 90 minuti, dava il cuore in campo, ci lasciava questa grinta, determinazione. Io poi la recuperavo giovedì, venerdì, sabato, facendo il vero calciatore. Certo. Però prima volevo anche divertirmi un po'. Potresti individuare il momento più, l'annata più bella per te nel Toro? Forse quel terzo posto? Può darsi che sia quello lì, sì. Il terzo posto. Sì, il terzo posto. No, ma c'è stato, adesso se devo dirti la verità, non mi ricordo bene, però c'è stato un anno dove veramente ho fatto qualche gol. Giocavi veramente bene. Sì, giocavo sì. Veramente bene, veramente bene. E solamente che c'ho un rammarico, pensa. E qual è? È un rammarico che non riesco ad avere. Io adesso non mi ricordo bene come mi destreggiavo col pallone al piede. Ti giuro che non ce l'ho nella testa. Ho chiesto a Streaming, come si chiama? Sì, 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 sì. Ho chiesto quando mi hanno intervistato per Meroni, fatemi un favore, datemi degli highlight su quello che erano le mie certo. giocate so. Sulla fascia quando andavo. Sì, sì, ma giù. Che? Mi ha mandato un referto che non... Che non si vede, si vede più a Groppi che o con Bingo o l'altro che. E allora mi piacerebbe vedermi, rivederti un attimo, rivedermi sì. come mi destreggiavo con la palla al piede quando è venuto Cadè al Torino. Certo. Hanno cominciato a dire che io, perché volevano disfarsi un po' di me, io Bonetto, alcuni dirigenti volevano un po' disfarsi, perché? Perché già non accettavano un po' il mio modo di fare queste cose qui. E allora hanno cominciato a dire che io volevo andare via dal Torino. E il tifoso ha cominciato anche a darmi addosso perché pensava che io non amassi più il Torino, che fosse già... E allora, boom, dagli, insomma, sono arrivati alla fine che... Poi c'era Lombardo di dietro che bussava un po' alla porta, c'avevano già una sostituzione valida e quindi hanno fatto questa scelta di mandarmi a casa. Sì, sì, sì. Sono andato là, l'anno che, dopo che hanno vinto lo scudetto. L'anno dopo, sì. Ho fatto 3 anni lì. Col nuovo stadio, Santelia. Ho fatto 3 anni lì, ho giocato anche lì con una legione straniera, eravamo una legione straniera là. Domenghini, Gori, Albertosi, Nicolai, sì. Tomasini, Cera, Martira Donna, Bruniera. Greatti, Riva, sì, Nenè. Passami la battuta, l'unico vero sardo era Riva forse, no? Nel senso che non è sardo, non però, è sardo era, però sì. Era ormai sardo. Sì, sì, non c'era quasi nessuno sardo, sì. Solamente credo Greatti. Sì, forse Greatti, sì, l'unico. Il nostro amico assicuratore. Sì, sì. Già, basta, non c'era nessuno, quindi tutta una regione straniera fatta di grandi talenti. Tutti veramente... Mezza nazionale c'era. Sì, sì, sì. Infatti, 70. Nel 70 c'erano quasi tutti. No, no, è stata un'esperienza abbastanza interessante e poi dopo ho dovuto finire la carriera perché purtroppo l'operazione dell'ulcera mi ha un po' fatto... Sì, mi ha messo in condizione quasi di smettere perché ho tirato via tre quarti di stomaco. Fabrizio, tu nell'estate del 1970 eri abbastanza impegnato, no? C'era un certo mondiale da giocare in una terra sudamericana, centroamericana, passatemi il termine, insomma, vicino dove abiti più o meno dalle tue parti, in Messico. Parlando anche con i tuoi ex colleghi, dicevamo, i Boninsegna, lo stesso portiere Albertosi, dicevamo in questi anni, probabilmente come squadra è stata la più forte in assoluto di tutti i tempi come nazionale italiana. Sei d'accordo o puntini puntini? Ma sono d'accordo perché è la mia epoca, ma si potrebbe anche mettere quella che ha vinto l'82, sì. Quindi sono due squadre interessanti. Certo che
ognuno aveva quei talenti del 70. Bestiale. No, ma c'era qualcosa di veramente, insomma, straordinario. Guardi l'attacco, guardi il centrocampo, guardi la difesa, insomma. Sì, era mondiale questa formazione. Io ho giocato il periodo di Rivera, quindi sì, mi è rimasto qua, vedi, come un chiodo, forte, forte. Lo sai che sei quasi coetaneo con Rivera? Siamo coetanei. Praticamente di un mese di differenza. C'era, pensa che il 43, pazzesco, il 43 ha dato una generazione impressionante, De Sisti, Rosato, Rivera, Boninsegna. Ti ricordi l'attimo in cui Valcareggi ti disse in quella partita? Scaldati, devi... Madonna, guarda, che momenti. Io ho avuto una... come si chiama? Come si può dire? Un problema? No, fortuna per andare ai mondiali e sfortuna per quello che è successo ai mondiali. Io ero, come programma tattico, ero la riserva della difesa. Se si faceva male Burgic, giocavo io. Se si faceva male Facchetti, giocavo Eri io. Eri Jolly. Era. Se si faceva male Cera, giocavo io. Perché? Cazzo. Perché Burgic passava libero e io passavo terzino. No. Se si faceva male Nicolai, stopper, o Rosato che era stopper, Burgic passava stopper e io passavo terzino. Quindi praticamente io giocavo in tutte le maniere che si facesse male uno. Alla partita di allenamento contro l'America mi è venuta una diarrea. Famosa. Montezuma, no? Sono rimasto fuori, cioè non ho fatto, sì, però non ero in condizione. Valcareggi mi dice: senti, mettiamo Rosato per questa partita al tuo posto, in panchina. Giochiamo con la Svezia la prima partita, si fa male Nicolai. Va dentro Rosato, non viene più fuori. Non viene più fuori. Allora voglio dire, con merito, ho giocato bene, quindi niente da dire. Però, visto il particolare, che se stavo bestiale. Io in panchina, potevo fare io il mondiale. I destini di, di un qualcosa. La fortuna di essere lì e la sfortuna di non poter aver giocato, essere stato in campo tutto il mondiale. C'è alcuni tuoi colleghi che non hanno più rivisto la partita del 4-3, proprio per tanti motivi, te lo garantisco. Tu l'hai rivista tante volte? Con piacere, uno dice. Ma no, io l'ho rivista, anche perché questo famoso, dicono famoso, sì, specie di autorete, che poi dopo non l'ho fatta, quindi di mia volontà. Esatto. Io non è stato un autorete, è stato un tiro che ha preso il polpaccio, ha deviato quindi, cioè, l'autorete. Però io me la rivedo anche perché mi piace rivedere non solamente ma anche per vedere poi la squadra. E tutto il resto che è venuto dopo. Ma rinverdire un po' i momenti della partita con questi campioni che abbiamo nominato. Dovevi anche tenerne un campione, no? Gerd Müller. Ah sì. Era no, nella tua zona o sbaglio? No. No. La mia zona era Grabowski, Held, Libuda, che erano delle cose fuori del normale, correvano come dei dannati. Passare dalla pentola alla brace. Sì, sì. Cambiava poco. No. Assolutamente sì. Perché il Costa Rica? Il Costa Rica perché, ti avevo accennato prima, è un pochino per ragioni di salute. Sono andato là per una situazione anche di business, che si doveva fare un centro di medicina dello sport, un'idea interessante, poi dopo non si è fatto, però là ho trovato la ex di Meroni, quella la Cristiana. Cristiana. Lei viveva già lì dall'86, io sono arrivato lì dal 91, 92, e quindi poi
ho avuto anche il piacere di stare con lei, nel senso di amico. Quindi l'ho trovata lì e mi sono fermato. Mi è piaciuto il posto, mi ha fatto bene alla salute perché soffro di artriti scapolare, quindi perfetto. È stata un'esperienza, diciamo così, prima di vita e poi dopo anche qualche cosina nell'ambito del calcio. Era un amico, era tanto, poi sei stato l'ultimo, veramente il suo compagno di viaggio. Sto parlando del povero Gigi, si è parlato così tanto di quella maledetta serata. E cos'era per te Gigi Meroni? Era più di un amico, era... Un fratello, no? Sì, io penso, un fratello. Un fratello che mi ha dato tanto come amicizia, come, non so, definirlo, come ti ho detto, è difficile definirlo, perché abbiamo passato dei momenti talmente belli assieme che dargli una definizione, non so cosa dire, straordinario. Sì, grandissimo. Il fatto di vederlo, come si dice, impacciato nei momenti bui che ha avuto, per esempio, nella vita privata. Io sto parlando sempre della con Cristiane. Certo. Vederlo sorridere quando le cose gli andavano bene. Dividere con lui momenti, per esempio, di sfasiosità, andare dal sarto, portarlo qui, andare là. Cioè, vederlo gioire e poi dopo mancarmi in quella maniera di un colpo, ha dato un colpo al cuore, l'emozione mi prende ancora parlando di lui e grazie di averlo conosciuto, questo te lo posso certificare. Posso solo chiederti se veramente in quel momento lì, in quel tragica serata del 67, è realmente cambiata anche la tua vita? Ma diciamo che, come ti ho detto, io sono un carattere stravagante, cioè molto. Quindi la vita io l'ho sempre presa per un verso dove non c'è da fermarsi. Cioè il fatto che sono convinto, anche ho voluto giocare la partita dopo con il derby, quindi non è che abbia detto adesso vado, no. So che gli sarebbe piaciuto anche a lui, so che per me ho fatto bene a reagire, a fare, a dare avanti e godermi la vita, forse anche con pensando che lui sarebbe stato con me sempre. Quindi no, non mi ha cambiato la vita, anzi mi ha dato forse più forza per reagire a certe situazioni e a capire che l'amicizia è importante e ne ho poca. Qualcheduno che mi possa stare vicino come il povero Gigi non credo che ci sia. Non credo. Sì. Due stravaganti insieme, forse era questo, no? L'arma vincente, sì, capire. Lui no? Meno, come si chiama quello che è meno... io sono un estroverso. Sì. Lui era un introverso. Ah, ok. Un po' timido, diciamo, esatto. Tra virgolette. Timido quando c'era movimenti attorno. Stava un po' indietro. Nella vita privata invece si rilassava andare, quindi era tutto un altro. Però, come ti ho detto, estroverso, introverso. Sì. Quindi combinavamo molto bene. Ma veramente dipingeva bene? Ma io non sono un esperto, non te lo posso dire. Io neanche. Quindi non lo so. Però adorava...
adorava pingere, adorava mettersi, sì, misurarsi forse con se stesso. Vai a capire, sì, sì. Vai a capire, io purtroppo non me ne intendo se il pennello andava bene, se il colore lo faceva bene, capito? Era la cosa che più adorava, no? Forse, a parte, o forse il vestirsi anche in un modo... Il vestirsi, l'essere, non so, essere un personaggio non così comune, che poi dopo gli altri lo calcolassero un montato, qui era che non era vero, cioè per me era un ragazzo delizioso, insomma, anche caratterialmente, quindi non si è mai rifiutato di essere presente a situazioni anche umanitarie, quindi certo. Non lo so, io lo vedevo straordinario come elemento. Certamente. Grazie Fabrizio. Grazie a voi d'aver fatto questo sforzo, venire fino qua, sforzo, è un onore. In questa città sperduta. Questa megalopoli possiamo definirla. Gavello, ricordiamoci. Gavello di Ferrara. E buon ritorno ai tropici. In Costa Rica, vado via venerdì, quindi alla prossima. Chissà se magari ci becchiamo sotto un ombrellone, ben volentieri. Sicuramente sarà a parte un lavoro, però anche un po' di vacanza che vi meritate, penso. Grazie Fabrizio. Grazie a voi. Grazie veramente. Grazie a voi, arrivederci.